Nell'ambito della realizzazione di nuove strade, nell'ambito dell'allargamento della nostra rete stradale, chiaramente io ho in particolare attenzione che il discorso dei servizi di trasporto, perché è molto importante che questi centri abbiano una dotazione di servizi di trasporto che sia legata a quello che è non solo la presenza in termini di abitanti, ma sia anche in termini di quelle che sono le attività. Assolutamente sì, oggi è veramente un giorno molto importante, non soltanto per la città di Anghi, per San Divino, perché ci troviamo proprio a ridosso, anche se politicamente l'impianto persiste nella città di Angri, ma soprattutto per l'agro cinese, perché diamo veramente una risposta a un grande problema che è quello dell'ambiente che deriva dalla viabilità. Io ringrazio per questa delegazione meridionale, ringrazio l'amministrazione di Angri e con il mio collega Pasquale Male, con grande senso di responsabilità, abbiamo cercato insieme ai comandanti delle stazioni del Consiglio Municipale di mettere su un piano traffico, sicuramente va migliorato, ma soprattutto ci vorrà anche la collaborazione delle nostre comunità, cose che faranno sicuramente. Chiederemo sicuramente alle autostrade di darci una mano per migliorare le strade di attenzione ai caselli, perché io credo che abbiamo indicato di vedere. Certo, assolutamente, questa risponda è un progetto di lunga data, chiaramente vede il superamento della sua luce, serve proprio a migliorare la porta di accesso verso la costiera amalfitana, verso la rete costiera amalfitana, e serve per migliorare i flussi di traffico che dalla costa Procellino Sarnese portano i prodotti alle industrie conserviere e trasformiere che ci sono qui intorno a questo abitato. Sì, con questo svincolo credo che dal punto di vista ambientale abbiamo risolto il grande problema dell'inquinamento anche atmosferico di quello che avveniva dall'uscita di Angri per accedere poi al Valico dei Giunzi per andare in costiera. Questa nuova uscita sarà un bypass importante per la nostra vivibilità di paese e nello stesso tempo darà anche maggiore vigore a quello che è lo stimolo di accedere facilmente alle nostre bellezze costiere. Certamente avremmo avuto piacere che ci fosse stata l'uscita anche per Angri, ma questo è stato un errore tecnico fatto delle passate amministrazioni in cui non si è stati lungimiranti nel creare questo svincolo di uscita da Salerno. Ma noi abbiamo ottenuto con grande sforzo che, d'accordo con l'ANAS e con le autostrade, di mantenere aperto lo svincolo di Angri, l'uscita di Angri, fino a quando non sarà possibile l'altra bretella della 268. Quindi, come vede, questa amministrazione ha lavorato bene affinché si potesse mantenere la doppia uscita per quando dipenda il viaggio sull'autostrada. Io sono particolarmente felice di essere il sindaco di Angri e lo sono perché dovete sapere come è stato possibile realizzare questa grande opera, perché Angri ha pagato un grande pedaggio in termini di riduzione di aree che erano destinate all'agricoltura per offrire un servizio non solo ai cittadini angresi, ma all'intera comunità dell'agro, della provincia di Salerno, della regione Campania e di tutti i cittadini d'Italia che vogliono recarsi sulla costiera amalfitana. Immaginate se Angri non si sacrificava per realizzare quest'opera, che attura sarebbe stata per l'intera comunità. Volevo innanzitutto ringraziare l'ingegnere Migliorino, l'amministratore unico dell'autostrada, per essere stati sensibili nel non sopprimere l'attuale casello, perché sarebbe stato un'ulteriore sciagura per la nostra comunità. Dovete immaginare che chi viene da Salerno, non potendo uscire qui, doveva uscire a Nocera o a Scafate per venire ad Angri. Quindi noi abbiamo preteso con forza la non soppressione di quel casello. Addirittura ci siamo resi disponibili a sobbarcarci di alcuni oneri nel caso in cui quel
quel casello non fosse produttivo per l'autostrada meridionale. Ed è questa comunità che ha pagato questo prezzo, miei cari assessori, questa comunità che rinuncia ad una parte del proprio territorio per mettere un'opera a disposizione dell'intera città, dell'intera nazione. E in funzione anche di questo sacrificio che noi abbiamo dovuto sostenere, noi vi chiederemo nei prossimi giorni di utilizzare il tratto Angri Nord, Angri Sud, in entrata e in uscita come tangenziale, quindi bisogna esentare dal pagamento per tutti coloro i quali vogliono entrare e uscire da Angri Nord e da Angri Sud, perché una comunità che è disponibile a sacrificarsi merita una considerazione. Ed è pubblico che il vecchio casello non sarà soppresso fino a quando non sarà creata l'uscita dell'Est Vesuvio. Ci sono atti scritti, mi meraviglia che qualche giornale stamattina ancora parlava di qualche cosa che deve avvenire, è acclarato, quindi possiamo dire con certezza che il vecchio casello non sarà soppresso fino a che non sarà creata l'ulteriore uscita di via Paludicella. E vi ringrazio tutti voi per aver consentito quest'opera maestosa nella mia comunità, che porterà anche a noi tanti benefici, perché tutto quel traffico che per il passato si riversava a Via De Godo non ci sarà più. E che in nome della mia comunità vi ringrazio che nonostante il sacrificio ottenuto ci avete dato questa grande opera. Grazie a voi e speriamo che questa concertazione abbia a proseguire per il futuro. Grazie, grazie.